Paolo Celi è un po' il testimonial della Maggioneghi perché l'hai giocato, tu oltretutto sei quasi piemontese, sei valdostana, comunque sei ormai piemontese d'adozione, forse in squadra con Marchisio, l'emozione di giocare al Maggioneghi? No, sicuramente in Torino è uno dei tornei più importanti, quindi già con l'età insomma c'è voglia di mettersi in mostra e questo torneo insomma dava e dà l'occasione per mettersi in mostra. Poi insomma, grandi squadre italiane ma anche tante squadre straniere importanti, Sparta Mosca, Borussia Dortmund che hanno vinto le ultime due edizioni, insomma si espone un'area molto internazionale. Sì, magari è sicuramente una bella esperienza per dei ragazzi così giovani, insomma potersi mettere a confronto con appunto realtà anche straniere, quindi sicuramente è un'occasione per questi ragazzi. Ragazzi, il fatto che giochi a Pasqua, magari anche le famiglie riescono a seguirli meglio, insomma anche c'è maggiore seguito di pubblico. Sì, sicuramente Pasqua è un periodo di tornei, mi ricordo fino ai tempi della primavera, insomma da dieci anni in poi i tornei di Pasqua sono una cosa normale, quindi sicuramente in un'occasione così importante fare un torneo così bello, insomma sicuramente è una bella prova. Posso chiedere come stai? Perché i tifosi, insomma, che da tanto tempo non ti vedo, ma ti vedo in forma. Oltretutto, avrai seguito magari anche le convenzioni del Ney, dice sempre, ma mi manca le ceglie, ti considero un'assenza importante la tua? No, io mi sto riprendendo, insomma, sono vicino al rientro, mancano poche partite, quindi insomma l'obiettivo sarà quello insomma di recuperare quest'anno per poi insomma ripartire il prossimo anno in forma. L'ultimo mese possiamo magari sperare di vederti in campo? Sì, diciamo che la speranza e l'obiettivo è quello e poi insomma si valuta giorno per giorno, vedremo dai. Allora che il tuo contributo possa servire per tornare in Champions, no? Dici solo insomma se tu anche che sei cresciuto nella Juve ci credi a questa Champions? Sicuramente insomma i punti ci sono, quindi insomma ci sarà da giocare fino alla fine. Quindi ce la metteremo tutta. Una cosa, il tuo futuro è la Juve, no? Possiamo dirlo, tanti anni alla Juve. Vabbè, adesso sono 14 anni, dai, speriamo di continuare così. Grazie mille.